La signora che ho salutato adesso, che mi avete visto abbracciare con particolare affetto, non è una persona qualsiasi della nostra economia provinciale. Lei con il marito, un galantuomo, Pio Di Francesco, ha gestito il punto vendita delle motocorsi dell'area metropolitana di Pescara, penso che si possa dire così. E il buon Dio ha deciso di richiamarlo anzitempo. Era un amico mio, un ottimo marito, un grande padre, un formidabile imprenditore, amico di tanti anche presenti qui. Per cui lo voglio salutare perché sarebbe stato qui ad ascoltarci e anche ad aiutarci. Io ringrazio Alessandra perché ha voluto fare questa bella iniziativa. Ringrazio voi, direi anche grazie alle mura di questo palazzo, di questa sala, mura che hanno a che fare anche con la mia storia personale, anche con la storia di dolore della mia vicenda personale. Ringrazio Marco che ha trovato tempo e voglia di venire qui nel mentre di una vittoria preelettorale, organizzativo di partito o organizzativo di coalizione. Naturalmente Francesca e Andrea un po' il prefetto del nostro partito che si fa carico della rinvenibilità del partito. Che valore ha questa riunione? Ne ha almeno due. Ha un valore perché quando la moltitudine si mette insieme ci fa piacere e ci incoraggia. E siete una bella moltitudine di persone, anche con il giusto tono per quanto riguarda lo sguardo, i sorrisi. E poi ha un altro valore poiché sappiamo che si avvicina l'appuntamento elettorale della regione Abruzzo e anche l'appuntamento elettorale di diverse città abruzzesi e tra queste della città di Pescara. Noi dobbiamo vincere le elezioni, non si vincono le elezioni desiderando. Io l'ho detto qualche volta, se potete accomodarvi, credo che facciate una cortesia anche alle vostre gambe al tempo che impedirete. No, no, ma io sono insistente, se potete accomodatevi, così riusciamo anche ad avere una serena comunicazione. Io non credo che si vincano le elezioni producendo il desiderio, le voglio vincere. A volte ho la sensazione che da parte di alcuni pezzi di classi dirigenti ci sia come l'aspettativa da seduta spiritica. Vediamo di organizzare la richiesta al più alto livello possibile per fare in modo che si riesca ad esprimere un desiderio. Il desiderio vale nei rapporti familiari, in particolare padre-mamma, figlio-mamma, vale nei rapporti di straordinaria amicalità. Il desiderio nella vita politica non ha una grande cittadinanza. Noi dobbiamo fare capire che meritiamo la preferibilità, che poi diventa la preferenza, poi diventa il segnetto elettorale. E come costruiamo le ragioni della nostra preferibilità? Intanto dimostrando che conosciamo le questioni che non vanno della città di Pescara, dei comuni dove si vota e naturalmente di questo bellissimo territorio, comunità che è l'Abruzzo. Dopo che abbiamo dimostrato che conosciamo nel dettaglio quello che non va, dobbiamo essere capaci di indicare le soluzioni. Su questo Matteo Renzi sta dimostrando, dando una serie di pugni allo stomaco, non delle persone, ma della pigrizia, dello scontato, di quello che burocraticamente si dice, ma tanto prima o poi prevarrà l'incompetenza, cioè la non competenza del rapporto politica-economia, quindi la possibilità migliore è fare il meno possibile. Renzi invece sta dimostrando che lui le vuole fare, anche a costo di rompere le ragnatele. Oggi c'era un bellissimo articolo di un giornale che il più delle volte ci azzecca. Il direttore di questo giornale di Repubblica, Ezio Mauro, scriveva: mi fa pensare ad una apriscatola. Renzi mi fa pensare ad una apriscatola. Qual è la forza di questo giovanotto? Primo, che non si ferma davanti a nulla. Poi vi racconto che succede la mattina quando ci si siede in questi ambienti. Qual è il circondario di impedimenti, di leggere rassegnazioni, di atteggiamenti invitanti a fare il meno possibile. Una volta un galantuomo me lo teorizzò
che l'80% dei problemi si risolve da sé, il 20% è irrisolvibile, quindi non vale la pena misurarci. Quindi Renzi rappresenta il pugno allo stomaco rispetto alla pigrizia e rappresenta la riesaltazione della velocità come valore. Alla luce di questa coppia di atteggiamenti di significato, noi dobbiamo spiegare perché noi siamo quelli che conosciamo ciò che non va, siamo quelli capaci di prefigurare le soluzioni e poi, in più di tutto, siamo quelli capaci di dare un segno, un senso, un significato ad un'altra visione di Abruzzo. Non basta, come faceva Amato, che era il più bravo d'Europa, tant'è che è stato anche procedimentalizzato come il più bravo d'Europa, Giuliano Amato, il più bravo indiscutibile d'Europa, non basta sapere ciò che non va e come si fa ciò che serve. Poi bisogna anche esprimere quella specie di campo elettromagnetico secondo il quale il chi lo propone viene percepito come l'unico. Amato è indiscutibilmente il più colto, il più bravo, il più esperto, ha fatto tutto nella vita, l'ordinario di diritto pubblico, ha coniugato il diritto pubblico al diritto amministrativo e poi all'economia e poi alla storia delle istituzioni e poi all'Europa e poi alla concorrenza, all'antitrust, alla liberalità economica, e però non funziona sul piano di quello che serve nel rapporto democrazia-cittadino-scelta. Come si fa ad organizzare questo? Cari amici, qui ci sono molti sindaci vittoriosi, ne vedo uno nella mia direttrice di sguardo, il presidente storico della comunità montana del Sangro, Tonino Innaurato, che io voglio salutare sperando di ritrovarlo al mio fianco nella campagna elettorale regionale. Una persona combattiva, mai rinunciataria, e serve quel tipo di atteggiamento prepolitico, quasi psicologico, ma ci sono anche altri sindaci, li saluto tutti. Come si fa ad organizzare questo? Intanto testimoniando che si ha una visione di insieme. Io che mi sono candidato grazie ai vostri voti alla presidenza della regione, devo conoscere la regione, ma devo sapere anche di che cosa è composto l'insieme delle differenze territoriali regionali. E quindi mi permetto, vi sottoporrò ad una mia espressione pubblica di quello che secondo me è la regione, che non è soltanto un malloppo burocratico impedito, che aveva la condizione della Canaria e che adesso si sarebbe liberata dalla condizione della Canaria. Cioè questa regione Abruzzo della quale noi ci occupiamo con la campagna elettorale, che cos'è? Giovanni Legnini non è stato presente fino adesso, ma sta tornando, tra qualche minuto comparirà. È stato ad Avezzano a ricordare un avvenimento straordinario che è quello del terremoto del 15 e della coincidenza del terremoto del 15 con la prima guerra mondiale. Secondo voi quell'evento del terremoto quanto incide nel sentimento di regione che noi abbiamo? La regione della quale io mi voglio occupare con voi è una regione fatta di un potere, di un'amministrazione, di una istituzione, ma anche fatta di una storia, è fatta di un territorio che è pieno di imprese, di ragazzi, di persone che fanno anche i volontari, regalano il proprio tempo, ma è fatta anche di esperienze collettive, tipo la reazione al terremoto del 1915. Se noi dovessimo cercare di definire qual è lo specifico della regione Abruzzo e che cos'è che posso fare io come candidato domani, come eletto presidente della giunta regionale, per fare sì che Regione Abruzzo si tolga da una condizione di impedimento che è quella che noi registriamo, che cos'è che io dico di irripetibile da parte di altri? Primo, questa è una regione che ha dei numeri, 1.320.000 abitanti, ha 129.000 imprese, ha qualcosa come 92.000 persone che cercano lavoro non avendolo mai assaggiato il dato del lavoro, non che l'hanno perso, anche quelli ci sono e sono destinatari di strumenti di ammortizzazione sociale, ci sono 92.000 persone che non hanno mai incontrato il dato dell'applicazione lavorativa con la cittadinanza attiva connessa al lavoro. Questa è una regione che ha tra gli altri numeri in questo momento 70.000 studenti universitari, che
che rischiano di aumentare il patrimonio purtroppo impegnativo e di grande responsabilità di coloro i quali non conoscerà nel breve il dato di lavoro. Che cos'è che ci evoca la consapevolezza di questi numeri? Che dobbiamo produrre occasioni per fare in modo che ricominci a girare l'economia. Come si fa a fare in modo che l'economia ricominci a girare? Salutiamo Castricone, l'onorevole Castricone, che è arrivato credo direttamente da un impegno parlamentare domani. Che cos'è che ci costringe a dire che ce la dobbiamo fare a fronte a bisogni emergenti, il lavoro che non c'è per i nostri ragazzi? Nell'ordine, 92.000 quelli che lo stanno cercando già oggi, 70.000 gli studenti universitari che nella misura di 3-4.000 l'anno si laureano e vanno a irrobustire il numero di coloro i quali poi si rimette alla ricerca. Noi dobbiamo, alla luce di questo, fare sì che si segnino dei dati positivi che derivano anche dalla potenza normativa. Il primo, aumentare la natalità imprenditoriale. Fare in modo che l'evento della nascita imprenditoriale sia facile. Io ho cercato di studiare il tema e di fare i compiti a casa. Qual è la prima priorità di questa legge? Che ricominci l'investimento imprenditoriale, a partire dalla rinascita delle imprese. Manager che hanno studiato il ciclo produttivo e l'organizzazione aziendale che decidono da domani di mettersi in proprio. Io oggi sono stato a pranzo, lo posso rivelare, tra le cose che ho fatto oggi, ho pranzato con il presidente della Teramo Calcio. È un imprenditore che opera nel campo alimentare, dei dolci, e di Canzano. Lui era un venditore di Pozzolini padre. Vedete la storia economica? Pozzolini padre, 30 anni fa, era un colosso della Norvegia. La Norvegia, che ha un rapporto privilegiato con la capacità commerciale di Pescara, con la famiglia Pozzolini, la Norvegia che 400 anni fa aveva un rapporto privilegiato con Grognaletto per la fornitura del legname, dopo 400 anni si mette in connessione con una famiglia di Pescara per la vendita del tonno a livello mondiale. Poi però cede il passo ai morsi dell'economia globalizzata. L'esperienza di Pozzolini, qui è anche per esempio uno dei più bravi manager di quella famiglia, mi pare di averlo visto prima, eccolo lì, in quinta fila. Cede il passo a chi? Ad un collaboratore della prima generazione della famiglia Pozzolini, il quale, mettendo in proprio la sua bravura, la sua competenza, la sua perspicacia, la sua tenacia, diventa imprenditore a Teramo, leader del settore dei biscotti da tè, fa 40 milioni di euro di fatturato. Oggi parlando gli ho fatto la domanda di senso che fa per esempio la General Motors quando deve assumere qualcuno: qual è il tuo punto di forza e qual è il tuo punto di debolezza? Ha detto lui: il punto di forza è quello che so io della produzione attuale e i miei dipendenti, il punto di debolezza è la burocrazia, cioè la lentezza ad avere i sì da parte del pubblico potere se io li voglio ingrandire. Secondo, i 40 milioni che fa lui per i biscotti, con i biscotti, li fa un gruppo di 4 ragazzi laureati in ingegneria, uno di Città Sant'Angelo, 2 di Silvi e 1 di Pineto, nell'ambito della logistica internazionale attraverso una stanza di 60 metri quadrati. Vedete, 40 milioni di euro li fa questa società con sede commerciale a Pineto e sede legale a Città Sant'Angelo. 40 milioni sono quelli che si fanno a Canzano con un grande stabilimento tradizionale, con un prodotto che funziona, che è gradito, che è sostenibile, ma dall'altra parte 4 figli di 4 maestranze da applicazione manuale generano un'impresa della logistica internazionale che fa lo stesso fatturato, che impiega meno spazio, che ha meno esigenze, che è connesso al mondo. Rispetto a questo la politica non è quella che si fa attrarre dalla prima fila allo stadio, che è importante coltivare, né quella che si fa attrarre dalla prima fila al teatro, che è importante coltivare. La politica, quando assume ruolo, ci deve stare in mezzo con gli stivali, con il pollice alzato, con il cervello impegnato, per fare sì da chiedere che ti serve per fare di più, per ingrandirti, per fare in modo che tu possa aumentare una capacità ulteriore di risposta sociale. Io me la sento di fare questo, anche se questo dovesse significare incomprensione.
rischio di essere accusati di nuovo, perché ci potrebbe essere una domanda etica, perché D'Alfonso ci tiene così tanto a che gli imprenditori nascano, che qualcuno me lo potrà chiedere tra 7 anni, perché sei così interessante? Perché ho risolto qualche anno fa un grande interrogativo: il lavoro che non c'è non si inventa organizzando le propaggini delle mezze assunzioni nella pubblica amministrazione, e chi vi sta parlando non ha mai lasciato un precario. E non è che non ho lasciato mai un precario perché ho fatto il consigliere comunale di Parlando, io ho fatto il decisore al comune, alla provincia, mai un precario è stato lasciato per strada, cioè tutti quelli che hanno assaggiato l'esperienza, un piede a cavallo e un piede per terra, sono diventati a tempo ordinario con i diritti e i doveri. Ma non è lì che si crea il lavoro, se vogliamo essere europeisti ritrovati. Il lavoro si crea nel mercato, in quel rapporto libero di competizione che è il mercato. Facendo che non ci possiamo mettere più i soldi, perché la risorsa tradizionale dei soldi non c'è più, ci possiamo mettere la risorsa normativa, la risorsa amministrativa, l'alleanza, la fiducia. Sono 2 secoli e mezzo che il dato della fiducia è uno degli elementi stimolatori dell'economia. Ma chi è che deve recitare la funzione della fiducia? Prima di tutto il potere pubblico, che dice all'imprenditore: non sarai solo. Sapete quale sarà il primo gesto che farò il 26 di maggio? La mattina vado ad Atri a dire una preghiera sulla tomba di Mantucci. Perché Mantucci? Ne conosco tanti di ex presidenti, alcuni in vita, altri richiamati dal Signore. Terme Mattucci è il dies a quo della vita regionalista dell'Abruzzo, il primo che ha concepito il bisogno di una legislazione programmatoria. Prima di Mattucci e per un po' anche dopo Mattucci si è pensato che per fare l'amministrazione pubblica bastasse la volontà politica. Sapete la frase? Basta la volontà politica, si può fare. Mattucci con la legge 92 dell'88 ha stabilito che le risorse vanno programmaticamente progettate. Non è possibile spalmare a pioggia col convincimento che comunque si spalmi va bene. Mattucci ha voluto una procedimentalizzazione del processo partecipativo, progettuale, della verifica a valle di ciò che si fa. La seconda cosa che voglio fare dopo il 26 di maggio è andare a Via Molise a Roma, sede del Ministero dello Sviluppo Economico. Sapete a fare che? A chiedere l'elenco dei progetti abruzzesi presentati dagli imprenditori per avere risorse ai sensi della 488 per fare in modo che quei progetti sottoposti allora al Ministero dello Sviluppo Economico, che in parte sono stati promossi e in parte resi idonei, vengano recuperati e sottoposti ad una nuova trattativa dicendo: c'è una regione che mi vuole aiutare. Nella parte di quei progetti che è stata soltanto resa idonea, noi vogliamo metterci il dito e dire: siamo pronti ad aiutarli. Questa è una regione nella quale mediamente ad ogni bando comunitario nazionale rispondono 10-12 mila imprenditori, 1.000-1.500 vengono validati sul piano della copertura finanziaria e normativa, il resto rimane. Il grande Bersani, quando ha fatto quell'esperienza di uscita del Ministro dello Sviluppo Economico, stabilì che le graduatorie della 488 per l'innovazione delle imprese rimanesse in vita fino ad esaurimento. Poi sono cambiati i ministri, sono arrivati i ministri che avevano come qualità l'estraneità e non l'esperienza, quegli elenchi sono rimasti ghiacciati. Io voglio ripartire da quegli elenchi, gli abruzzesi che hanno fatto candidature per dire: abbiamo questo progetto di investimento. Faremo un giro nei distretti abruzzesi. La parola distretto è una parola ambiziosa. I distretti in Abruzzo non esistono, esistono i consorzi industriali. Il distretto è la composizione componibile di imprese che tra loro sono vicine ma hanno poco da dirsi. Noi abbiamo le nostre zone industriali, uno che fa calze da donna e uno che fa travi industriali, che si devono dire quello che fa travi industriali e calze da donna. Va creata una condizione di amalgamabilità, di avvicinabilità, di componibilità, in maniera tale che poi, se si mettono insieme, possono fare ricerca, innovazione, internazionalizzazione, ma anche servizi più semplici che non vi sto ad elencare. In questo giro di 10.000 km che ho fatto in Abruzzo ho parlato anche con i coltivatori della Marsica a Pescina, tutti i coltivatori della Marsica sono venuti,
mi hanno rappresentato che gli manca 30 per arrivare a 31. Per esempio, non hanno un arnese che ospiti gli oli esausti da lavorazione agricola, per cui debbono anche inquinare. E se inquinano rivelatamente, vengono scoperti e sanzionati penalisticamente. Se invece inquinano non rivelatamente, rovinano l'ambiente e quindi i loro prodotti. Non c'è stato uno degli scienziati che hanno fatto di assessore all'agricoltura, tutti bravi, tutti autopremiati, tutti autocomplimentati, tutti con le agende che dicevano che avevano l'ISO 9001, le qualità più irripetibili. Non c'è stato uno che si è posto la domanda di senso. Ma il coltivatore diretto che opera o con il suolo o con gli animali, quando ha finito di fare la sua lavorazione, gli oli esausti di queste attività dove vanno? Non c'è questa risposta. Ma non c'è neanche per i pescatori di Pescara. Noi stiamo vendendo il porto di Pescara come recuperato perché si è fatta la manutenzione. Gli oli dalla conduzione dei mezzi di lavoro dei pescatori non sanno dove andare, per cui vengono riversati in un paese che si chiama il paese degli ombrelli. Qualcuno se lo riporta a casa dentro la busta, qualche altro lo scarica dove può. Dentro questa condizione, la regione che io ho in mente è una regione che si mette davanti, che si fa il giro davanti agli operatori dicendo: che vi serve? Perché la regione lo può fare? Perché non lo può fare il comune, anche quello eccellente di Spoltore, o quello di Albateggio che a me sta simpatico, o quello di Francavilla che fa benissimo? Perché non lo possono fare i comuni? Perché i comuni sono come le preture di una volta, aggredite da tutti i punti di vista, affannate, non hanno la possibilità di pensare al dell'altro. Il dell'altro può riguardare ciò che sta in alto e che non è preso tutti i giorni dagli affanni, dalle emergenze. È la regione il luogo di governo della soluzione lunga, profonda, alla condizione che la regione si percepisca come una specie di statualità. La prima differenza tra me e gli altri in questa battaglia elettorale qual è? Che io non ho un'idea della regione minimalista. Non è una regione minimalista la mia. Una regione minimalista, per esempio, ritiene che l'aeroporto di Pescara possa continuare a vivere così e l'aeroporto dell'Acta, se tutto sommato si è affacciato alla scena, non fa nulla se rimane a vivere da invalido. Io invece voglio dire una parola chiara al sindaco dell'Aquila. L'aeroporto dell'Aquila al massimo può avere una funzione per l'antincendio, una funzione di protezione civile. L'unico aeroporto per questo segmento che va anche oltre l'Abruzzo è quello che è sito a San Giovanni di Atino, a cavallo con Pescara. Deve avere una specializzazione di collegamenti aerei, ma deve avere anche una specializzazione di manutenzione degli aerei, delle carcasse esistenti e passate degli aerei. Cioè deve avere una vocazione, lo deve stabilire la regione. Così come io ho un'idea di regione non minimalista, per esempio per quanto riguarda l'approvvigionamento energetico di questa regione. Noi non abbiamo un documento programmaticamente coltivato che stabilisca la risposta alla domanda di dotazione energetica. Come lo dico questo io? Perché me l'ha detto il mio amico Landini, che sta qui e ringrazio e ci aiuterà in tutta l'attività di elaborazione urbanistica. No, che io ho incontrato decine di migliaia di operatori economici. Tra questi uno dice Pagatti, bravissimo, De Dominicis che fa porte a scomparsa c'è Pagatti. E guardate, il sistema imprenditoriale abruzzese ha una serie di dimensioni, di livelli. Esistono anche gli artigiani diventati imprenditori che per fatturato si sono resi consolidati. De Dominicis dice Pagatti, mi dice che è arrivato l'onorevole Legnini che salutiamo. De Dominicis dice Pagatti, mi dice: io ho lavoro da fare, ho contratti da soddisfare, ho commesse che mi vengono prenotate, mi manca l'energia elettrica. Mi si direbbe da parte vostra: ma come fa a mancare l'energia elettrica? D'Alfonso sta forzando il tema elettorale. No, lui già ha la fornitura di energia elettrica, ma è quella ordinaria, tradizionale, non è quella su misura della produzione industriale. Non ha fornitura industriale di energia elettrica, e sapete perché non ce l'ha? Poi glielo risolvo io. Perché mancava la cabina di energia elettrica industriale. Sapete perché mancava la cabina?
perché il personale dell'Enel, ho riconosciuto in seconda fila un mio amico che è stato un valentissimo direttore del glorioso istituto di Banco di Napoli, solitamente a queste riunioni partecipa anche il direttore dell'Enel di Pescara, per l'associazione di idee avvicino, il mio amico direttore del Banco di Napoli, il mio amico direttore dell'Enel. L'Enel non ha le risorse per mandare a fare il sopralluogo, il suo geometra, in maniera tale che poi edifichi la struttura che erogi l'energia elettrica industriale. Quando ero presidente della provincia io, mi sono fatto carico di pagare anche le spese di sopralluogo del personale di gestione delle finanze, facendo convenzione, concordandole col procuratore di Nicola. Che farà un presidente di regione che non ha una visione minimalista? Concorda col direttore generale dell'Enel un piano di potenziamento dei punti di fornitura dell'energia elettrica industriale, sapendo in anticipo dove nasceranno le aree artigianali industriali e dove fare sì che arrivi in anticipo questa strutturazione di punti di erogazione di energia adeguata. Ma per fare questo c'è bisogno di avere una visione non minimalista della regione, una visione tipo quella che c'è nelle Marche, che c'è stata in Umbria con alcune presidenze, in Lombardia con Bassetti, nel Friuli con Riccardo Illi. Anche i due giovani della Basilicata hanno costruito una formulazione straordinaria di questa collaborazione. Su che cos'è che mi vedrete all'opera, cari amici che siete qui? Mi vedrete all'opera per fare in modo che la natalità imprenditoriale diventi un obiettivo a misura di Regione Abruzzo. 129.000 devono diventare 150.000 entro il 2019. Dalle costole delle imprese esistenti devono nascere nuove imprese. E guardate che chi vi parla ha trascorsi quotidiani con la vita dell'impresa. Una volta in politica si poneva la domanda a chi voleva candidarsi: ma tu conosci come si fa, come si formula il reddito sul territorio, come si produce il reddito, la ricchezza di un territorio, qual è la fonte di reddito di questo territorio? Per il 70% viene dalla produzione primaria, per la parte restante dal turismo e da quello che segue rispetto al turismo. Noi dobbiamo fare in modo allora che si bersagli in termini determinati la facilitazione della vita delle imprese. Secondo, noi dobbiamo fare sì che in questa regione la formazione del personale che domani deve diventare cittadinanza attiva, i nostri ragazzi, abbiano un sistema formativo universitario all'altezza, competitivo, tipo lo sforzo che sta compiendo il rettore di Terni. Più di tutti abbiamo tre rettori, entrambi bravi. C'è qualcuno che risulta più capace di concretizzare, qualcuno che risulta meno capace di concretizzare, va aiutato, non lasciato nella solitudine tipo quella che si è verificata negli anni passati a Chieti, dove ho visto un maneggio di poteri, ma non una capacità di essere una funzione al servizio del territorio. Dobbiamo fare in modo che le nostre università siano amiche del dopo formazione dei nostri ragazzi. Dopo che è terminata la formazione dei nostri ragazzi, il dopo non può essere un affanno solo delle famiglie, deve essere un affanno anche della premura pubblica. Noi possiamo mettere in campo 50.000 tra stagi e tirocini per i nostri ragazzi, concependo un meccanismo normativo che faciliti questo. Qual è il meccanismo normativo? Che un ragazzo che viene ospitato presso un'impresa come stagista o tirocinante diventa oggetto e soggetto di un bollino blu a favore di quell'impresa, che consente a quell'impresa di essere ammessa ai bandi della regione e ai bandi dello Stato. Un meccanismo di premialità che è facile fare, che in Baviera costituisce la cifra della produzione normativa. Dobbiamo fare in modo che il sistema delle università si combini sempre meglio rispetto anche al sistema dell'innovazione. Noi abbiamo in Abruzzo una struttura nel Gran Sasso Montagna che si chiama il laboratorio di fisica del Gran Sasso e la struttura tradizionale Gran Sasso Institute, che è il portato anche delle intuizioni di sostegno delle politiche di Fabrizio Bacca a favore di quello straordinario giacimento ambientale all'esterno e di ricerca all'interno, all'esterno e ambientale e all'interno e di ricerca. Noi dobbiamo fare in modo che la cifra dell'innalzamento del prodotto sia quel livello lì,
ovviamente c'è anche allacciato il Mario Negri Sud, c'è dentro il sistema universitario, come si chiama, l'Italia. Ma ne abbiamo uno a Teramo che è letteralmente coccolato da parte dell'attuale rettore di Teramo, Luciano D'Amico, che è lo zoo profilattico, ma anche quella formidabile struttura orizzontale che è la facoltà di veterinaria. Dobbiamo organizzare questa invasività dei luoghi della ricerca per fare in modo che i nostri ragazzi possano avere la stessa opportunità dell'ingegner Di Nicola di Teramo, che è un ragazzo che ci aiuterà in campagna elettorale, forse anche come candidato, e il ragazzo ingegnere che è entrato in affari con Bill Gates negli Stati Uniti, e il ragazzo intervistato a più riprese dal centro, e colui il quale sulla frontiera dell'innovazione ha prodotto anche economia, non solo la soddisfazione delle sue curiosità, è diventato un imprenditore, interlocutore dell'economia mondiale, e mi ha detto: io voglio fare qualcosa per la nostra regione, sono pronto a fare qualsiasi cosa, trovami tu la modalità per essere utile. Io naturalmente l'ho portato sulla frontiera della politica, non l'ho trovato disinteressato, ma è straordinario assumerlo come esempio da replicare, come valore da fare sì che informi di sé anche la vita degli altri. E lui mi ha detto: Luciano, c'è una regola nella mia vita, ho avuto la possibilità di essere influenzato dai migliori, di essere contaminato dai migliori. Io ho trattato con le migliori università del mondo nel campo dell'elettronica e dell'informatica, ho potuto coabitare con il meglio che c'è dell'economia e dell'informatica, voglio portare questo anche in Abruzzo. E noi dobbiamo essere esigenti e ambiziosi. Legnini giorni fa, forse anche facendomi un complimento, mi ha detto che non mi mancano le espressioni che producono significato. Lui mi ha detto: te ne voglio dare una di espressioni che produce significato. Dobbiamo costruire una regione ambiziosa, esigente, io sono d'accordo, facendo in modo che però facciamo capire anche che cos'è il passaggio per arrivare ad una regione ambiziosa. Una regione deve essere facile nelle sue accessibilità, nelle sue producibilità, deve essere ambiziosa per la livelletta da raggiungere, ogni volta deve alzarsi. Una regione deve essere anche comoda per chi ha difficoltà e chi ha l'esperienza del dolore. Ma guardate che per curarsi in questa regione, a fronte di una bravura straordinaria dei medici, per curarsi è una fatica, è un'impresa. Ogni giorno il giornale, quando ha voglia, e parlo di tutti i giornali, rivelano che per avere una diagnostica siamo ancora agli anni 60, ci vuole la telefonata del potente, o del sindacalista influente, o del capo struttura ospedaliera che scavalca la procedura lentamente predisposta e poi si doni il servizio. Io invece voglio costruire l'automatismo. E qual è l'automatismo per la diagnostica? Che le strutture lavorino H24 prima di tutto, che il personale venga rinegoziato nella sua prestazione lavorativa, terzo, che ci sia sua maestà l'organizzazione. Guardate qui, è veramente curioso, i medici sono bravi e sono bravi. La struttura tecnologica c'è, sappiamo che è stato pagato anche molto, quello che manca è l'organizzazione, che è il valore aggiunto che ci mette la politica, se sa fare la politica, l'organizzazione, la premialità di chi fa bene. Guardate che financo all'Agenzia delle Entrate hanno organizzato la premialità, non dico all'INAIL, anche all'INAIL, rispetto agli infortuni i medici oggi godono di premialità. Più riduttivismo realizzano sul piano degli incidenti rivelati e più il personale del medico e amministratore dell'INAIL viene incentivato e premiato. La premialità che noi dobbiamo organizzare per la diagnostica sanitaria deve fare in modo che si abbattano i tempi morti nell'aspettativa che intercorre tra chi ha quel bisogno e chi quel bisogno lo può soddisfare, e questo richiede l'organizzazione. Io ho fatto il presidente del comitato dei sindaci della ASL, poi ho fatto il coordinatore di tutti i comitati ristretti. E ho scoperto un dato, che i presidi ospedalieri abruzzesi non hanno mai disposto di autonomia. Ogni presidio ospedaliero è connesso alla struttura centrale e quando c'è la mancanza di autonomia è sempre per un eccesso di potere in capo al vertice. Non è mai per una generosità di lavoro. La prima cosa che dobbiamo determinare è che i presidi ospedalieri possano essere costituiti su una grande dotazione di autonomia. L'autonomia è una risorsa al pari dei soldi. I soldi ci sono pochi, le norme sono tante, l'autonomia se viene data è una grande risorsa per fare il bene, alla condizione che l'autonomia venga accompagnata da obiettivi chiari, che
che non sono malloppi di carte che poi fanno sì che tutti sono bravi. Le carte che veicolano gli obiettivi devono essere obiettivi veri, negoziati, che rispecchiano i dati. I dati in questa regione non c'è la cultura dei dati, i dati che ci dovranno consentire di conoscere in ogni momento qual è il flusso di spesa e qual è il flusso di entrata. Non c'è questo in questa regione. Ma non è che non c'è perché uno pettinato non se l'è ricordato, non c'è come dotazione di cultura di partenza. Ogni azienda che vince le gare con il mercato, la competizione con il mercato, è costruita sulla contabilità industriale, sul controllo di gestione, sull'analiticità dei dati immagazzinati e lavorati. Io sono stato operato per una cosa sciocca alla spalla. Il primario che mi ha operato mi ha detto che mi avrebbe pure votato. Io non gliel'avevo ancora chiesto che potevo essere interessato ad essere votato. Però lui, come primo gesto, mi ha detto: io ti voto. Secondo lui era una formula di garanzia straordinaria per il suo futuro. Dopo che abbiamo finito con le cordialità, quando stavo per salutare, gli ho detto: ma questa mia operazione da qualche parte viene sottoposta ad una disaggregazione di informazioni, cioè la mia operazione produce informazioni per il sistema sanitario consigliere. Ma è detto: Alfonso, che vuol dire? I dati di questa operazione, cioè quanto tempo si è impiegato, la fragilità con la quale sono arrivato qui, il costo sostenuto, qualche prevedibilità migliore che magari ci poteva essere come risposta di salute alla mia domanda di salute, i dati che compongono questo fatto accaduto sanitario. Mi ha detto: guarda, grosso modo dei dati noi li assumiamo, ma abbiamo difficoltà a immagazzinarli. Bene. E quindi di lavorazione di questi dati non se ne parla, non se ne parla. Allora voi mi dovete dire, se manca questo, che tipo di organizzazione c'è? C'è l'organizzazione del tipo che si è fatta per la desalinizzazione dell'acqua del mare in Sicilia, che da una parte si desalinizzava come costo di attività per desalinizzare, dall'altra parte a tre quarti del precedente lavoro si ributtava tutto a mare con il resto dell'acqua salata. Questi si chiamano atteggiamenti burocratici o atteggiamenti inefficaci, si chiama atteggiamento da stare ovvio. Noi dobbiamo fare in modo che l'infrastruttura organizzativa della regione sia costituita sui dati. Le priorità delle infrastrutture materiali della regione Abruzzo, cioè dove con facilità dobbiamo arrivare a dove, non lo stabilisce Legnini perché è una persona influente o D'Alfonso perché non so che fa, ma deve essere stabilito sulla base di un sistema analitico che dimostri e descrive che se si fa la Fondo Valle Sangro arriva più sviluppo economico all'Abruzzo, se si fa la Fondo Valle del Bisenti arriva più sviluppo alla provincia di Teramo. Noi dobbiamo costruire un sistema che consenta alle decisioni di essere nutrite dai dati. È per questo che, mancando quello che ho appena richiamato, noi ci troviamo lentamente nella stagione di passare. Noi abbiamo per esempio interi comparti mai spinti in avanti. Ho fatto un giro nella Piana del Cavaliere, che è Carsoni e Tagliacozzo, e ho conosciuto quella bella comunità che sono i pendolari di Carsoni e Tagliacozzo. Sapete che cosa rivendicano questi cittadini? Niente di drammatico. Non vogliono il sughero lungo le strade, non vogliono l'aria condizionata nelle piazze. Loro vogliono semplicemente che quando prendono gli autobus d'estate non faccia caldo e d'inverno non faccia freddo, cioè che ci siano di quelle protezioni normali quando si utilizza uno spazio che ti trasporta da un luogo ad un altro. Gli ho detto: ma che autobus ci sono qui? Una parte lo fa Acutral e una parte lo fa Acutral. L'interlocuzione di Regione Abruzzo con Acutral per assicurare la qualità della comunità cittadini abruzzesi che tutti i giorni fanno Tagliacozzo Roma è zero. È zero. L'interlocuzione di Regione Abruzzo con la sua società dei trasporti è zero, eppure noi abbiamo fatto un piano dei trasporti che ha un bel volume, ha una carta patinata all'esterno, ha una bella firma impegnativa, secondo me è stato anche
onerosamente ricambiamo il lavoro sul piano della corrispondenza economica, però ci manca la carne viva che produce il di più di comodità delle persone. Il nostro piano integrato dei trasporti si farà carico anche di disciplinare la quantità di sale lungo le strade quando fa la neve. Ma l'avete visto Renzi che cosa ha fatto? Renzi ha fatto una seduta del Consiglio dei Ministri in seduta tematica. Quella è una rivoluzione per i culandroni che stavano lì dentro. Ma come, il Consiglio dei Ministri in seduta tematica? Certo, una seduta del Consiglio dei Ministri in seduta tematica per impostare il cuore della decisione, per fare in modo che il cuore della decisione non assomigli a quella decisione che venne presa in Consiglio dei Ministri. Ti ricordi, Giovanni, quando nominarono Pasquale De Lisi Presidente del Consiglio di Stato, che è il massimo organo della giustizia amministrativa, venne nominato direttore generale di un'autorità che controllava i prezzi autostradali, la metto così, però si dimenticarono di controllare l'età del Presidente del Consiglio dei Ministri, aveva superato ogni età possibile per essere contrattualizzato con lo Stato, lo ricordo. Paolo De Ioanni era capo di gabinetto, c'era un presidente illustre, c'era un ministro molto saputo che era Corrado Passera, e venne fatto in capo al ministro dei lavori pubblici la nomina del Presidente del Consiglio di Stato con un carico di illegittimità irrisolvibile, tant'è che la Corte dei Conti dovette sanzionare. Matteo Renzi ha detto: guardate, premesso che io voglio fare la ripresa dello sviluppo, discutiamo in Consiglio dei Ministri qual è l'approdo, mettiamo a fuoco tutti i bersagli e dopodiché adotteremo i provvedimenti. Straordinaria la capacità della politica di recuperare il primato, di stabilire la dritta, di essere strategica e di pretendere l'avvicinamento dei risultati. Che cos'è che vi voglio aggiungere, cari amici? Io vi rendo certo che la regione che lasceremo dopo 1800 giorni sarà migliore di quella che prenderemo, ma non con quella discussione incomprensibile: è una regione che si è risanato o ha risanato. Guardate, io non parlo mai male del lavoro degli altri, né male degli altri. Questa regione non ha uno strumento che si chiama il conto consolidato della pubblica amministrazione. Giovanni è un'autorità non solo perché adesso sta dicendo il tesoro, lo era anche prima, quando da relatore della finanziaria entrava con i suoi occhi tutti i documenti contabili dello Stato. Giovanni sa meglio di me che un bilancio di un ente pubblico che ha società partecipate deve essere all'ordo degli oneri delle società partecipate. Il bilancio di Regione Abruzzo non ha mai avuto una sottoposizione all'ordo di bilanci delle società partecipate. Noi non sappiamo per esempio di cosa è composto il debito delle società riferite ai trasporti: ARPA, Sangrità, Saga. Noi non conosciamo l'idea di questo, ma non è che questo mi appassioni più di tanto. Quando andremo nell'arco del mese di maggio, noi daremo l'incarico ai quattro commercialisti che presiedono i consigli degli ordini dei commercialisti abruzzesi. Poi chiederemo a Giovanni Legnini di fare in modo che la Ragioneria Generale dello Stato con velocità ci certifichi la consistenza del deficit e del debito abruzzese, e poi cominceremo a lavorare, sapendo, cari amici, che noi avremo una legge che non si trova in altra parte d'Italia, che è una legge obiettivo regionale, che precisi su ogni settore, a fine dell'esercizio finanziario in scadenza del 2014, quali saranno i 10 obiettivi del 2015 sui quali noi ci dedicheremo senza distanza. Dobbiamo riarmare questa regione sul piano del territorio, farla facilmente percorribile, attraente, una regione che si doti di un menù, per dialogare con gli imprenditori anche del mondo. La regione Piemonte con Chiapparino, voi vedrete che combinerà. Voi mi dite: ma la regione Piemonte è grande, vicino al triangolo industriale, sta dentro il triangolo industriale. Mi dice un grande studioso di sviluppo economico come Piero Bassetti: guardate che voi abruzzesi avete il ben di Dio tra le mani, siete pochi come abitanti, siete tutti convocabili come poteri. Voi potete mettere insieme con un fisco, dal presidente dell'ordine dei farmacisti al capo del commissariato agli usi civici,
al capo dell'autorità di bacino avete una convocabilità che è formidabile per portare soluzioni amministrative. Datevi da fare, rendete certo nel mondo che voi esistete, fatevi riconoscere. L'ho detto anche in un'altra occasione, nelle Marche 2 anni fa 66 milioni di americani anziani hanno espresso desiderio di andare a vivere nelle Marche, e noi siamo meglio delle Marche come patrimonio voluto da Dio. Però dobbiamo metterci di più degli uomini. Allora, cari amici, ci dovete fare vincere. Come si fa a fare vincere? Vi dovete sentire candidati anche voi. Voi dovete percepirvi come dei candidati come me, come candidati anche quelli dei partiti. Parlate con chiunque voi conoscete. Fate in modo che si determini questa condizione di mobilitazione. Su Pescara noi dobbiamo vincere. Marco Alessandrini ha vinto le primarie, adesso ha raggiunto un ottimo accordo avanzato con gli altri che non sono arrivati al secondo turno in una posizione di vantaggio. Per vincere a Pescara c'è bisogno che tutti quanti voi andate a ritrovare quelli che esistono con diritto di elettorato a Pescara, e poi dovete aiutare me anche nelle altre province. Noi vinceremo a Chieti, vinceremo a Pescara, vinceremo all'Aquila. C'è il tema di terra, ognuno di voi conosce persone a terra, attivatevi, telefonate. Io vi rendo certo che questa regione sarà migliore sul piano di tutto quello che vi ho elencato, sul piano anche della stagione della ripresa degli investimenti infrastrutturali. Sarà tutto un cantiere questa regione. Mi si dice, dove prenderete i soldi? Intanto pagheremo di meno quello che vale di meno. Tutta la tecnologia sanitaria che può costare di meno, come costa di meno altrove, verrà pagata di meno anche qui. Faremo in modo che il dragaggio del porto costi 3 milioni e non 13 milioni. Perché ci faremo carico per tempo degli scarichi abusivi lungo il fiume. È meglio darli a quegli imprenditori che devono essere aiutati a disinquinare o a non inquinare più, che darli ad un mezzo che fa la draga. E lo stiamo anche diseducando quell'imprenditore, perché guadagnando 13 milioni sul lavoro che vale 3, quello lì impazzirà e penserà che sarà sempre così, e questa è anche diseducazione morale. Sarebbe bene che quei 10 milioni di euro là venissero impacchettati e diventassero l'oggetto di una trattativa con gli imprenditori volontariamente inquinatori, mettiamola così, lungo il fiume Aterno Pescara. Insomma, io ho voglia di velocità, di realizzatività, però ci serve il vostro aiuto. Io mi fermo qui passando la parola a Giovanni Legnini, descrivendovi che potrete prendere impegni anche voi per Regione Abruzzo, che li potrete mantenere, però vi dovete dare un pezzo della vostra straordinaria energia, come avete fatto ogni volta che vi sono candidato. Fatevene carico, evitate di fare come fa il ceto politico. Il ceto politico tende a somigliare ad una mosca, anche se le mosche non telefonano. Il ceto politico ha una grande confidenza col telefono. Sarebbe interessante se durante gli ultimi 60 giorni venisse impedito l'uso telefonico del ceto politico. Sarebbe straordinario. Ci sono misure, se c'è una misura di salvaguardia che evita alle amministrazioni di non fare straordinarie amministrazioni. Il ceto politico, se non potesse telefonare gli ultimi 60 giorni, sarebbe messo in una condizione di fruttuosità produttiva e di credibilità. Tornerebbero le manualità operative. Una volta Comune Liberazione a Roma fece una campagna elettorale per Enrico Garaci, rettore, c'era Landini prima, forse mi può aiutare a ricordare quale rettore era Enrico Garaci, credo che fosse la Sapienza. E allora stabilirono un obiettivo di far prendere 100.000 voti di preferenza a Garaci. La regola fu: nessuno di voi per 60 giorni utilizzi più il telefono. I 100.000 voti arrivati a Enrico Garaci, poi arrivò a fare anche il presidente CNN. Non fate come fa il ceto politico, che tende a mettersi sulle spalle, diciamo, della vacca, e non mi riferisco al parlamentare di nome onorevole Vacca, che lavora. Dovremmo aumentare il numero di coloro i quali si applicano. Io sono convinto che vale di più il lavoro dei cittadini che quello del ceto politico. Se fossero tutti e due a lavorare sarebbe straordinario. Io produrrei meno invidia e meno gelosia. Allora, anche per questo vi chiedo, fatelo. Dislocatevi come meglio sapete. Nel 1949 un grande comunista, Eugenio Peggio si chiamava, fece una circolare addirittura
scaglionatevi in ogni luogo dove ci sono le moltitudini. Sbagliarono per una vocale, anziché scaglionatevi uscì un'altra vocale e fu un mezzo disastro. Io vi dico scaglionatevi perché vinceremo insieme, la parola di Giovanni Nicolini. Non approfitterò della vostra pazienza, so che è da parecchio che siete qui, io vi chiedo perdono per non aver potuto partecipare all'intera seduta di questa bellissima assemblea, ma prima mi avete trattenuto piacevolmente, devo dire, con un genio che è Petrini, Carlin Petrini, che è il detentore di conoscenze e di passioni che hanno a che fare con la nostra terra, con il nostro futuro, con il nostro futuro e poi con il sindaco di Avezzano, il sindaco della Mazzica. Ringrazio Andrea per il lavoro che ha fatto, che fa per l'organizzazione di questo evento, Alexandra che ci ha messo passione ed effusione e che appunto ha consentito l'ottima riuscita di questo evento, Francesca per il lavoro complicatissimo che so che fa anche lei con molta dedizione e consentitemi di dare un sostegno affettuoso troppo poco, molto di più, convinto a Marco Alessandrini, bocca al lupo. Di vederci appunto sindaco di Pescara per restituire a questa città il prestigio, la dignità, la gradevolezza, la propulsività che gli appropria. Marco, sono legato da sentimenti di amicizia, di affetto, di stima e non mi risparmierò per quello che potrò fare per fare in modo insieme a tutti quanti voi che questo fatto così importante per Pescara e per l'Abruzzo si verifichi. E naturalmente un sostegno fortissimo, convinto, incondizionato a Luciano D'Alfonso per il sempre. Alle candidate e ai candidati, perché noi abbiamo di fronte un appuntamento il cui rilievo non sfugge a nessuno di noi. Siamo sul crinale della storia del nostro paese, della nostra regione. Non devo spendere parole di convincimento su Luciano, che sarà un ottimo presidente della nostra regione. Insieme a lui ci sarà una squadra motivata e competente, radicata e punito di consenso e di consapevolezza, e chi non lo sarà dovrebbe fare in modo che lo diventi rapidamente, perché dobbiamo restituire a questa nostra regione, dopo anni di governo insipido, l'autorevolezza, la forza, appunto l'ambizione che le spetta, che ci spetta. E io vorrei declinare con una sola riflessione, perché appunto ho promesso di non voler abusare della vostra pazienza, quell'obiettivo di ambiziosità che Luciano richiamava e che lui e tutti quanti noi insieme potremo aiutare ad interpretare. La declinazione è la capacità di questa nostra terra, del suo popolo, della sua classe dirigente di tornare a connettersi. A connettersi con che cosa? Se ci riflettete, in questi 5 anni la condizione di chi ha guidato, governato questa regione è stata una condizione di separatezza. I cittadini hanno perso la percezione dell'utilità dell'ente potente regione, dei servizi che eroga, delle attività che esercita, delle strutture di cui dispone, degli strumenti operativi e finanziari di cui dispone. Noi dobbiamo fare in modo che torniamo a connetterci verso 3 direzioni. 1, sintonia con le persone. I cittadini abruzzesi devono tornare a valutare la qualità del governo regionale sulla base appunto del grado di soddisfacimento, lo dicevi tu, dei servizi sanitari, della sanità, del trasporto su gomma, su ferro in altro modo, della qualità delle proprie infrastrutture. Quando è che la nostra regione ha aperto gli occhi? Ha iniziato lo sviluppo
più imponente che c'è stato negli anni 60 e 70, quando appunto si determinò quella condizione felice che prima non c'era, prima era di isolamento, di apertura attraverso le grandi vie di comunicazione, quelle infrastrutture che all'epoca erano le più avanzate. Dobbiamo fare in modo che i cittadini tornino a percepire gli strumenti di cui dispone la regione, i servizi che erano la regione o che organizza la regione, come cose utili, utili per la propria vita, utili per superare questa situazione di grave difficoltà in cui la crisi ci ha cacciato in questi anni. E poi la connessione con il mondo. Anche qui tu facevi un accenno, Luciano, ma io credo che noi su questo, con l'Italia, con il mondo, con l'Europa, noi ci dobbiamo credere fino in fondo. Non è rinchiudendoci in noi stessi, coltivando gli interessi particolari, coltivando l'attitudine al rivendicazionismo, alla lamentela, ad andare a tirare la giacchetta a questo o a quello, a bussare a questa o a quella porta, che si ottengono i risultati. I risultati si ottengono se si ha la capacità di dialogare pari a pari con chi decide a Roma, a Bruxelles, piuttosto che nei paesi che si affacciano sui Balcani. Il 2014, lo sappiamo, lo dobbiamo dire ancora di più, sarà l'anno nel quale partirà, nel semestre italiano di presidenza dell'Unione Europea, la macroregione adriatico-ionica. 8 paesi che si affacciano sullo Ionio e sull'Adriatico, che saranno chiamati a coordinare tra di loro le azioni di sviluppo dei propri territori. E noi fino a questo momento, nella fase preparatoria che io ho osservato da varie angolazioni, siamo stati, quando dico noi, dico la nostra regione, assente. Gli altri hanno già giocato un ruolo da protagonisti, hanno conquistato una leadership, come è accaduto per le Marche, per il suo presidente che coordina non le regioni italiane, tutte le regioni degli 8 paesi, come è accaduto per altre regioni, per la Puglia piuttosto che per l'Emilia, che si sono accaparrati pezzi di programmazione di quella grande strategia europea che sarà la terza strategia europea, ma dobbiamo avere appunto la capacità di far tornare a connettere le nostre infrastrutture, a partire da quelle innovative, dall'infrastruttura digitale di cui siamo carenti, la più grande rivoluzione che è in atto, che riguarderà la qualità dell'agire pubblico, la qualità della vita dei cittadini, che al contempo può costituire un potente fattore di esclusione sociale inaccettabile, è appunto quelle infrastrutture che si chiama banda larga, banda ultralarga, quella che ti connette con il mondo, al quale siamo connessi con fatica, con difficoltà, e sarà quello il metodo. Noi dobbiamo unirci appunto di un'agenda digitale abruzzese, della nostra regione, dei suoi comuni, dei suoi enti, delle sue imprese, delle sue famiglie. Ecco, è il terzo punto della connessione che mi piacerebbe si verifichi, si verificherà, sono convinto, con il governo, il nuovo governo regionale a guida D'Alfonso, dovrà essere con le stagioni della buona politica della storia abruzzese, non per guardare indietro, ma per guardare avanti, per guardare cioè allo stile, alla capacità, alla competenza di quelle classi dirigenti consapevoli che hanno determinato lo sviluppo che abbiamo conosciuto, che hanno fatto in modo che si realizzassero fatti molto importanti per la nostra regione, che poi sono stati in parte vanificati negli anni terribili della crisi. E queste capacità di connettersi sotto questi profili potrà realizzarsi se ciascuno di noi svolgerà il suo compito in modo convinto, in modo pieno, con la consapevolezza appunto che noi abbiamo nelle nostre mani, nella nostra disponibilità, con il consenso dei cittadini abruzzesi, il dovere storico, la possibilità storica di far tornare a crescere la nostra regione. Guardate, non è un dettaglio, non è un modo di dire, non è un aspetto particolare, perché le nostre generazioni dal dopoguerra in avanti sono cresciute con un
paese che cresceva, che produceva più occupazione, che produceva più reddito, che produceva più ricchezza, con una regione che stava per molti pezzi di quella storia, di quei decenni, sopra la media della crescita nazionale ed europea, e negli ultimi anni invece abbiamo vissuto in una regione che ha segnato indici al di sotto della media nazionale ed europea. Noi abbiamo questo obiettivo ambizioso, appunto, quello di utilizzare le leve straordinarie di cui disponiamo, e io non ho il tempo e non voglio intrattenermi ancora entrando nel merito, ci saranno tante altre occasioni per farlo, per fare in modo che appunto il segno più torni a caratterizzare la qualità, l'entità delle politiche di sviluppo e delle politiche di erogazione dei servizi di questa nostra bellissima regione. Naturalmente io cercherò di fare la mia parte, certo durante la campagna elettorale, ma cercherò di fare la mia parte, anzi farò la mia parte, in quello speciale luogo osservatorio, in quel dicastero che è titolare delle politiche economiche e di bilancio del Paese, laddove si dovranno realizzare quegli obiettivi che tu descrivevi, assunti nel modo efficace al quale abbiamo assistito e abbiamo ascoltato in questi ultimi giorni, che dovrà guidare la ripresa difficile ma possibile del nostro Paese. Insieme faremo squadra, insieme potremo ridare forza, dignità a questa nostra regione, ma lo dobbiamo fare con molta convinzione. E lo dobbiamo fare, consentitemi quest'ultima ricordo, e poi ci salutiamo, con quello spirito che animò, caro Luciano, un'altra assemblea alla quale ho ripensato entrando qui questa sera, quella che mi chiede di Maurizio andato, mi sembra, che mi chiese di condurre, nel 2005, se non ricordo male. Allora, quando Luciano era efficace e amatissimo sindaco di questa città, aveva in animo, Scalpita, si sa che Scalpita molto, da sempre, aveva in animo di candidarsi, di lasciare prematuramente, diciamo così, la guida della città di Pescara per candidarsi alla regione. E l'allora segretario regionale dei PS mi chiese, perché era un'assemblea molto infuocata, come dico, diceva. No, qui. Mi chiedono di tentare di convincere i cittadini che non volevano mollare il proprio sindaco, di tentare di convincere che era cosa buona per l'Abruzzo. Non ci riuscì, mi dispiace, ma non ci riuscì all'epoca. E adesso invece questa condizione si è verificata, e grazie al lavoro fatto in questi mesi, in queste settimane, alle primarie che abbiamo fatto, ai meriti conquistati sul campo, adesso che Luciano è candidato, adesso che Marco è candidato, sosteniamoli, cambieremo con forza e determinazione.